Basso è stato uno straordinario protagonista della vita politica italiana del Novecento, un politico socialista impegnato nella lotta politica ma anche nella discussione teorica. È stato un partigiano, fra l'altro, un avvocato, un bibliofilo appassionato. Ha partecipato come protagonista all'Assemblea Costituente. A lui dobbiamo il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, quello che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono la eguaglianza di fatto e non solo giuridica fra i cittadini. Questo secondo comma dice che la Repubblica italiana ha il dovere di eliminare le disuguaglianze sociali, che se questo non sarà fatto non ci sarà vera eguaglianza e quindi non ci sarà vera democrazia, perché i cittadini non saranno messi, i lavoratori in particolare, in condizioni di dare una partecipazione cosciente, effettiva, alla direzione della cosa pubblica. È stato anche promotore di una dichiarazione universale dei diritti dei popoli. La fondazione da lui costituita insieme con la moglie Lisdi cerca tuttora di seguire le orme del suo fondatore con un'attività scientifica che riguarda principalmente la politica, la democrazia, la storia della democrazia. Il Tribunale Permanente dei Popoli è una delle istituzioni, direi delle invenzioni più originali e più feconde di Lelio Basso. È un tribunale d'opinione, la cui giuria è formata da insigni giuristi, alcuni premi Nobel, che giudica sui crimini contro l'umanità e il cui scopo non è soltanto l'informazione, la formazione di un senso comune intorno agli orrori appunto in cui consistono i crimini contro l'umanità, ma anche la denuncia dell'impunità di questi crimini, di solito commessi dagli Stati, e dunque la denuncia di una lacuna nel diritto internazionale che dispone di tantissime carte, come sappiamo, dei diritti, dichiarazioni, convenzioni, ma non dispone, non ha disposto fino al 1998 di una giurisdizione, di una corte penale per i crimini contro l'umanità, che è stata istituita nel 1998, io credo che a questo scopo l'azione del nostro tribunale non è stata secondaria nel promuovere nel senso comune la necessità di questo tribunale, e ancora oggi, a causa dei limiti di competenza della Corte Penale Internazionale, la nostra azione di supplenza nella denuncia, nella promozione di processi sui crimini contro l'umanità continua ad essere, io credo, assai rilevante, assai utile nel denunciare questa permanente ineffettività dei diritti fondamentali. Qui ci troviamo nella stanza della cosiddetta riserva della biblioteca della Fondazione. Sono custoditi qui i libri più rari e anche manoscritti, autografi e documenti preziosi messi insieme da Basso nella sua vita, che si trova qui conservata a partire dal 500 fino ai nostri giorni, con un particolare interesse da lui dedicato alle svolte storiche fondamentali. Prima di tutto la Rivoluzione Francese. Della Rivoluzione Francese esistono la biblioteca possiede un fondo unico in Italia con alcuni esemplari che sono sconosciuti persino alla Bibliothèque Nationale de Paris. Questo fondo comprende anche dei manoscritti, tra cui ad esempio questo manoscritto che è quello di un opuscolo di Jean-Paul Marat. Una passione di Basso erano anche le utopie. L'esemplare che ho in mano è La Repubblica nuovamente ritrovata del governo dell'isola di Utopia di Tommaso Moro, così come l'utopia di Tommaso Campanella e così come la prima edizione del Leviatano di Thomas Hobbes. Ogni fenomeno che viene analizzato, studiato e su cui riflette la Fondazione Basso è sempre frutto di un approccio interdisciplinare. L'altro approccio fondamentale è quello di carattere globale. Si propone, cioè la Fondazione Basso, di dare un respiro internazionale alle proprie attività di ricerca.
Ci sono aspetti particolari perché la Fondazione Basso fonda le sue attività di ricerca su un patrimonio specifico che è rappresentato dai suoi archivi e dalla sua biblioteca. Un aspetto particolare, per esempio, è la storia dell'ambiente, che recentemente ha beneficiato di un'acquisizione importante archivistica, che sono i fondi di Gianni Mattioli e Massimo Scalia, noti fisici ambientalisti italiani. Ma i fondi presenti in biblioteca sono numerosi. L'altro aspetto che è stato forse già accennato è quello della formazione. Chiaramente l'attività di ricerca con un circuito virtuoso si riversa anche nell'attività di formazione della Fondazione Basso, che si svolge, oltre che in una scuola per la buona politica, anche in una scuola di giornalismo. È un'esperienza importante che raccoglie l'eredità, la lunga eredità di studio e di lavoro internazionale della sezione internazionale della Fondazione Basso e che forma professionisti sia nei tradizionali canali della stampa e della radiotelevisione, ma anche nei nuovi canali del mondo digitale, insomma, i canali appunto della rete digitale. Ma è anche vero che la Fondazione Basso, nel suo settore in maniera anche pionieristica nel corso del tempo, ha praticato la strada del digitale, sia attraverso la rappresentazione digitale della propria documentazione, le reti di servizio digitali per informare sugli archivi e sulle biblioteche, ma anche producendo un proprio sito istituzionale, dinamico e con molte informazioni, l'agenda, materiale multimediale offerti, la riproduzione in formato digitale di molte pubblicazioni, ma anche come esito di progetti di ricerca che sono strettamente collegati alla Fondazione Basso, come per esempio l'Osservatorio sui diritti fondamentali in Europa. Tra le altre attività della Fondazione Basso, io curo personalmente l'Osservatorio sul rispetto dei diritti in Europa. Si tratta di una documentazione importante, il sito è in tre lingue, con le decisioni delle corti europee, ma anche delle corti dei paesi dell'Unione Europea, che applicano i diritti, i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, una carta alla cui stesura ho avuto l'onore personalmente di partecipare. Tutta questa attività si svolge grazie all'impegno importante, volontario e gratuito di numerosi studiosi che svolgono diverse attività nell'ambito della Fondazione. Le risorse scarseggiano sempre di più. Abbiamo perciò costituito un'associazione amici della Fondazione che speriamo possa contribuire a far sopravvivere le molteplici attività in cui siamo impegnati. E non ditemi che la politica è l'arte del possibile e che è prova di realismo riuscire ad ottenere tutto quello che si può ottenere. La storia non cammina soltanto con i trattati e i rescritti dei potenti, ma con il passo degli uomini, con lo sviluppo della coscienza umana. Gli uomini sono ormai andati molto più in là di quello che stiamo discutendo ora in quest'aula.